Quando io ho detto sì alla partecipazione a questa mostra, pensavo che la parola rievoluzione fosse un refuso, pensavo che quella E fosse scappata. E quindi io sono venuto con l'idea che qui si parlava di tracce di rivoluzione. E io penso che c'è un motivo che mi lega alla rivoluzione. Poi, capendo che il refuso era mio, che la E c'era invece, e allora mi sono reso conto che rievoluzione è ancora meglio che rivoluzione, ed è ancora più vicino a quello che penso io, perché io ho una concezione un po', di la verità, un po' scomoda della rivoluzione, perché la rivoluzione per me è una rievoluzione interna, quindi è un qualcosa che riguarda noi, non esiste cambiamento all'esterno, la materia all'esterno rimane immobile finché noi restiamo immobili dentro, quindi la vera rivoluzione deve avvenire dentro di noi. E questa canzone parla di un momento di cambiamento a cui ognuno di noi si trova spesso a dover fare i conti, con cui ognuno di noi deve fare i conti spesso nella vita. E il cambiamento non è piacevole, è sempre qualcosa che provoca dolore, ma poi dopo quel dolore, oltre quel dolore, c'è la gioia, c'è la meraviglia e ci sono le cose nuove, c'è anche l'arte, c'è qualcosa, perché la rivoluzione aggiunge sempre qualcosa di nuovo alla realtà. E quindi quando noi riusciamo a essere rivoluzionari in questo senso, noi praticamente abbiamo arricchito la realtà. Noi viviamo di una realtà ricca, fatta da tutte le rivoluzioni delle persone che ci hanno preceduto. Io ci sarò. Che finisce e riprende quella. Dove non arrivo, non so ancora. Che cosa posso farne ora di questa verità che ferisce?
scrivendo, quale tipo di uomo o di donna vorrei che l'ascoltasse, perché c'è un uomo, secondo me, nella nostra società completamente preda di Circe, cioè, come dire, schiavo del sesso. E io mi sono chiesto cosa ne sa dell'amore un uomo si fa. Poi mi sono chiesto riguardo alla donna che è in Circe nella nostra società ed è alla continua ricerca di un potere maschile che gli è stato negato da sempre. Poi approfitta della fame e della blasfemia di questi uomini trasformati in porci che sono nella nostra società, che grugniscono ogni angolo di strada, per sedurli e possederli. Cosa ne sa dell'amore una donna siffatta? E io mi sono chiesto, esiste ancora l'uomo che vuole un vero incontro con la donna, con l'universo femminile, che cerca ciò che non sa della donna, non per possederla, ma per rispettarne l'essenza e per potersi arricchire di una nuova visione del mondo, che è quella dell'universo femminile. E esiste ancora un uomo, appunto, che in questo modo vuole diventare una persona migliore? Ed esiste la donna che sia disposta a sciogliere il suo cuore indurito dalle ferite e che sappia affidarsi e fidarsi di un uomo e affidandogli il suo potere per poter creare insieme a lui nuova bellezza? Allora, a questa a chi si pone queste domande io dedico questa canzone, che si chiama Ali di Farfalla. Thank you.
remoti, si chiamava Italia. E dove, qui regnava la leggenda, un re che appunto si chiamava Italo, che diede il nome a tutta la regione di sud. Quindi la nostra Italia prende il nome da Roma, cioè. Ecco perché Bossi ci tiene a fare la noi ci chiamiamo in un altro modo. A proposito di rivoluzione, io penso che ci debba essere un senso per fare la rivoluzione, no? Io penso che il senso noi lo troviamo nella ricerca della bellezza, cioè noi siamo, l'uomo non può fare a meno della bellezza, lo scrisse anche Dante nella Divina Commedia, facendolo dire a Ulisse: fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Quindi una ricerca, diciamo, quasi deterministica, non possiamo farne a meno. In nome della bellezza, appunto, forse si può fare la rivoluzione, ma per prima bisogna conquistare un'identità. Per conquistare un'identità forse bisogna conoscere le proprie radici. Io ho fatto un giochino con una canzone, sognando un po', non ha pretese storiche, chiaramente, la canzone. Si chiama Italico e Italiota. Sto avendo un po' di problemi tecnici, però vediamo di farcela, ok? And
chiama Anima Nera, Anima Vera. È una canzone che parla di un fatto, secondo me, incontrovertibile, cioè il fatto che ognuno di noi dentro di sé ha un'anima nera, appunto, e che è una bestia che facciamo finta di non vedere, di mettere da parte, mettiamo da parte, ma nei momenti più impensati viene fuori e ci fa fare anche brutte figure e ci fa ritrovare in situazioni imbarazzanti e pericolose. Per esempio, in mezzo al traffico diventiamo delle belle, è vero? Se uno ci passa davanti col rosso, le parolacce vanno, diciamo, anche il più casto si mette a dire parolacce. Poi magari anche per fatti che non sono reali, magari una persona sta prendendo ingenuamente il parcheggio, non si è accorto che ci sei e noi subito. Ecco, secondo me quella parte lì, quella parte è una parte che noi trascuriamo, che pensiamo che non faccia danni, invece è un qualcosa che ci domina e ci fa vivere male, secondo me. Io personalmente ho deciso di dare 4 minuti di aria a questa parte con questa canzone. E non mi scandalizzate, ma io me la canto. Maledetto musulmano, uomo di seconda mano, immagino.
se ogni nostra anima nera fosse aliena e non di origine terrena. E non diciamo stronzate, anima nera, anima vera, anima nera, anima vera, anima nera. Grazie. Andiamo un po' indietro. C'è uno spirito che ogni tanto si possessa di me, ed è appunto lo spirito di Napoleone, che mi fa scrivere queste cose che a volte danno anche fastidio, ho dato fastidio. Speriamo non stasera. Rimbambare, 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 rimbambare.
canzone che parla non dell'amore come, lo, come ne parlava Ali di Farfalla, ma parla dell'amore passionale, ma anche quello che è diciamo, l'apertura al canale di un io con un tu. L'amore passionale ha questa funzione, poi dura poco, poi deve subentrare l'amore maturo. E quindi è importante appunto per questo, questa apertura che c'entra, che è una porta d'entrata verso l'amore maturo, verso l'amore come decisione. In quell'estate tempestosa, tra macerie di ricordi e avanzi di buffet, sei arrivata silenziosa, la bandana in testa, amavi solamente il rock. Ti vantavi degli amori, quelli di una notte un po' commossa, raccontavi dei concetti e delle note, gli spiritoni per raggiungere il tuo stato. Autografie, fotografie nei diari per mostrare che c'eri stata quella volta ed io che avrei voluto essere con te. Ora sei giunta nei miei sogni, dopo quelle ore tra le barche in riva al mare. Grazie.